Il mondo reale non è quello che descrive il premier non eletto da nessuno nei salotti televisivi. Nel mondo reale, purtroppo, ascoltiamo sempre più storie di giovani italiani costretti a cercare lavoro all'estero. Considerate che, secondo una ricerca dell'Istituto Giuseppe Toniolo, il 61% dei giovani italiani è pronto ad emigrare. Nel mondo reale, sempre più cinquantenni che perdono lavoro perché la loro azienda fallisce, si sentono persi, pensano che la loro vita finisca in quel momento. Nel mondo reale, sempre più pensionati sono costretti o a vivere in strada o a rovistare nei cassonetti. Nel mondo reale, tante persone purtroppo vendono il proprio voto per un cellulare o un buono di benzina. Ecco, tutte queste persone si sentono abbandonate perché la politica non si è mai interessata delle loro problematiche. Il Movimento 5 Stelle, con una legge depositata mesi fa e a prima firma al Senato Nunzia Catalfo e alla Camera Daniele Pesco, intende occuparsi di tutte queste problematiche e risolverle. Come? Attraverso appunto il reddito di cittadinanza, che non è affatto una manovra assistenzialistica, al contrario, è la nostra manovra economica capace di rilanciare i consumi, di fare in modo che le piccole e medie imprese vengano sostenute perché vendono più prodotti e vendendo più prodotti fanno più profitti e facendo più profitti riescono ad assumere maggiormente le persone. Per cui il reddito di cittadinanza non aiuta soltanto i poveri e ovviamente la povertà va contrastata, andrebbe messa fuori legge la povertà, ma riesce contestualmente a dare il via ad un vero e proprio circolo virtuoso per imprese e lavoratori. Il reddito di cittadinanza è un sostegno di 780 euro al mese, non pignorabile e non soggetto a tasse, che lo Stato assicura a tutti coloro che ne hanno diritto. Che cosa significa? Significa che se tu sei un pensionato che riceve una pensione minima da 400 euro al mese, avrai il diritto ad un'integrazione di 380 euro, appunto per avere 780 euro al mese, che rappresenta la soglia minima al di sotto della quale tu vivi in una condizione di povertà. Secondo l'Istat, non è accettabile che uno Stato permetta dei suoi cittadini di vivere al di sotto appunto della soglia di povertà. Però attenzione, il reddito di cittadinanza è una proposta attiva. Tu, per accedere appunto al reddito, devi iscriverti ai centri per l'impiego, i quali li abbiamo rivoluzionati e messi in rete con l'Agenzia delle Entrate. Devi iniziare un percorso di formazione per riqualificarti anche dal punto di vista professionale. Devi dimostrare che vuoi lavorare. Come? Non rifiutando più di tre lavori che i centri per l'impiego ti propongono. Qualora tu li dovessi rifiutare, evidentemente perderesti il sussidio. Ripeto, i centri per l'impiego sono stati rivoluzionati. Insieme all'Agenzia delle Entrate si scambiano delle informazioni e verificheranno immediatamente se tu, che benefici del reddito, ne hai veramente bisogno e soprattutto ne hai diritto, oppure sei un furbetto che si sta approfittando di questa misura. Qualora ti dovessimo pizzicare che stai appunto approfittando di questa misura, potresti anche finire in galera perché abbiamo istituito un reato ad hoc. Ora, mentre il Premier non eletto da nessuno sostiene che il reddito di cittadinanza sia incostituzionale, quando considerate che questa misura c'è in tutta Europa, salvo Italia, Grecia e Ungheria, e la sua vicepresidentessa di partito, Deborah Serracchiani, l'ha smentito di fatto perché ha portato avanti appunto un progetto pilota di reddito di cittadinanza in Friuli Venezia Giulia, che il Movimento 5 Stelle ha sostenuto. Il reddito di cittadinanza, appunto, è una misura economica che serve a rilanciare l'economia. E considerate che anche la Caritas, che dice sostanzialmente in un suo report che il governo Renzi non si sta minimamente dedicando appunto a queste fasce estremamente deboli della nostra società, sostiene appunto che invece il reddito di cittadinanza, la proposta del Movimento 5 Stelle, è molto valida. Per quale motivo il Movimento 5 Stelle potrebbe riuscire, qualora voi ci mandate al governo, a realizzare questa misura dove tutti gli altri hanno fallito? Perché, e questo è evidente che è così, non abbiamo mai vinto delle elezioni grazie al voto di scambio. Questo significa che siamo assolutamente liberi e, una volta eletti, una volta diventati forze di governo, possiamo realizzare delle proposte di legge così importanti perché dobbiamo rendere conto esclusivamente al popolo italiano.